Ben ritrovati amici di Stelle nello Sport, appuntamento numero 12 con il nostro magazine che è il viaggio tra le eccellenze dello sport in Liguria. Anche la Befana è passata, peraltro sportiva, come è accaduto come sempre nel Levante della nostra città, ma è una Liguria, quella che si riaffaccia in questo 2014, ancora una volta ricca di eventi e appuntamenti. Pronto a partire anche il nostro progetto Stelle nello Sport con le votazioni. Ci sarà una selezione, quindi attenzione, tra poco sarà online il rinnovato sito www.stellenellosport.com per vivere tutti gli step di quella che sarà la 15ª edizione del progetto che valorizza lo sport ligure. Intanto, come sempre, con Marco Callai iniziamo il nostro viaggio tra le eccellenze del nostro sport, in particolare ad Imperia. Nuoto e pallanuoto con il nuovo presidente della Rarinantes Imperia, poi canottaggio in vetrina con l'oro dei fratelli Garibaldi e la storica società della Canottieri Sanremo, per arrivare poi a un'altra realtà importante dell'imperiese parlando di triathlon. Pronti? Il viaggio può iniziare. Un biennio d'oro per la Rarinantes Imperia nella pallanuoto, un'isola felice perché questa società continua a vedere sempre di più entusiasmo attorno a sé a livello di partecipazione. Ma partiamo dalle prime squadre, in particolar modo la femminile. Siete andati alle Olimpiadi, una grandissima soddisfazione. Devo dire proprio di sì. A livello sportivo, la squadra femminile di Imperia sicuramente è una realtà fra le prime due o tre italiane. Quindi sicuramente dà delle grandi soddisfazioni. Alle Olimpiadi quest'anno avevamo addirittura due atlete, proprio fra l'altro originarie, no? Quindi noi giochiamo con la maggior parte delle giocatrici che sono proprio di Imperia. Questa è anche una delle ragioni per cui è molto seguita secondo me la squadra, perché sono tutte ragazze di Imperia, della zona di qua, quindi questo sicuramente aiuta. Una società che ovviamente deve far leva sul suo gioiello principale, che è la piscina, che viene utilizzata per tante attività. Beh, certo, se non ci fosse questo impianto sicuramente non sarebbero create tutte queste condizioni. Però la piscina costituisce anche un elemento, oltre che ovviamente per la pratica sportiva, ma noi cerchiamo anche di utilizzarlo anche per finalità diverse, che sono anche finalità legate alle attività turistiche. Quindi non solo come serbatoio, come utenze locali per i corsi di nuoto per i nostri ragazzi, ma anche per creare degli eventi e delle condizioni che consentano, l'abbiamo fatto recentemente con il girone qualificazione alla Coppa dei Campioni Femminile Euroleague, che consentano di creare dei flussi che abbiamo poi anche delle ricadute economiche, diciamo. Quindi anche l'opportunità di avere grandi eventi a livello di pallanuoto, ma anche a livello di nuoto, è un circuito da inseguire. Assolutamente sì. L'impiantistica sportiva della provincia di Imperia, quindi vale anche per Imperia, ma poi ogni città ha le sue peculiarità, i suoi impianti particolarmente competitivi su alcuni altri impianti, noi siamo forse sulla piscina, saremo su altri e così via. L'impiantistica sportiva nella provincia di Imperia costituisce non solo e non tanto, secondo me, un elemento per avvicinare i giovani della provincia di Imperia allo sport, motivo per cui sono nati questi impianti, ma se utilizzati in maniera, diciamo così, economica, indirizzata sul turismo, costituiscono un elemento col quale si può creare reddito nella provincia di Imperia, perché questi impianti inseriti in un contesto climatico come quello della Riviera Ligure possono essere competitivi e utilizzati per periodi di formazione di stage, allenamenti delle squadre, scuole, cioè possono essere un importante veicolo da affiancare allo sviluppo turistico, chiaramente uno sviluppo turistico indirizzato su una nicchia che è quella della sport. Siamo con i fratelli Garibaldi della Canottieri di Santo Stefano al Mare, davvero possono essere fieri del loro percorso, hanno vinto praticamente tutto, Coppa Italia, primi a livello regionale e soprattutto un titolo mondiale di coastal rowing in Svezia. Federico Garibaldi, che cosa ricordi soprattutto di quell'esperienza? Diciamo il mio ricordo più rilevante è quello dell'arrivo, perché è stata la parte più bella arrivare. Quest'anno c'era novità, era un arrivo sulla spiaggia, bisognava correre per altri 100 metri verso l'arrivo e
È stato emozionante scendere per primi sulla spiaggia e correre e tagliare la linea di traguardo. Per te, tra l'altro, non era una novità il podio di un mondiale di coastal rowing, visto che proprio 2 anni prima a Bari, quindi tra virgolette diciamo in casa, eri riuscito in questa impresa. Esatto, anche a Bari avevo fatto un terzo posto mondiale, diciamo un po' fortuito perché c'erano classificati quarti, poi per una squalifica giusta dei francesi siamo scalati in terza posizione, sempre in doppio comunque con Riccardo Burato. Si può vincere ed essere contenti, ma vincere con il proprio fratello Francesco che cosa significa? Beh, certo, è tutta un'altra cosa, è una vittoria in casa, come si può dire, cioè ci sopportiamo, cioè alla fine ci sopportiamo, ci litighiamo, ci sono le litigate, però alla fine arrivare sul traguardo per primi con il fratello è una cosa, è un'emozione che pochi possono provare in questo, diciamo, una cosa che pochi riescono a fare. Quest'anno la Canottieri Santo Stefano al Mare ha compiuto 25 anni, una società che è stata fondata da vostro nonno e ora presieduta da vostro papà, e il vostro allenatore è vostro zio. Sembra strano a dire tutto questo, però una società a conduzione familiare che però ottiene ogni anno risultati davvero di prestigio. Sì, certo, appunto, come hai detto, una società a conduzione familiare praticamente, però con l'impegno e soprattutto degli allenatori, comunque c'è, cioè, di nostro zio Andrea Ramella che è sempre presente, è sempre agli allenamenti, alla fine a seguirci, di nostro padre che ci mette di tutto e di più per far sì che le cose possano andare bene, è una bella cosa anche questa. 2014, Federico, quali sono gli obiettivi, i sogni nel cassetto? Il sogno nel cassetto del 2014 è cercare di raggiungere la maglia azzurra con la nazionale Under-23 e partecipare a un europeo mondiale. Riccardo Magher, Niccolò Corsa, due bravissimi atleti della Canottieri Sanremo che ogni anno riescono a portare a casa risultati molto importanti. Riassumiamo, Riccardo, il 2013, come è andato? Questa stagione è stata una delle più dure perché siamo passati di categoria a categoria juniores. Nonostante questo ci siamo allenati sempre al massimo e siamo riusciti a prendere dei buoni piazzamenti, tra cui appunto il secondo posto in Coppa Italia, che ci ha permesso di prendere questo premio. Questo 200, insomma, ormai è una vita che lo studiate, lo costruite, lo mettete in pratica in tutti gli appuntamenti. È anche dura sopportarsi, però. Diciamo che tra l'altro proprio la barca del 200 penso che sia la più difficile proprio dal punto di vista mentale. Alle spalle abbiamo anche diversi anni di doppio, ma il 200 è qualcosa di più, che porta veramente non solo a uno sfinimento fisico ma anche mentale, perché l'attenzione è quella che conta di più forse sulla barca. Quanto vi allenate assieme? Io non mi ricordo di aver fatto un allenamento senza di lui, forse una volta all'anno capita, se no sempre insieme, anche se non siamo in barca. 2014, che anno sarà per voi? 2014 è un anno di grandi progetti, perché appunto siamo alla juniores, ma al secondo anno, quella che ci potrebbe permettere di centrare finalmente un posto in nazionale, che è il nostro sogno di fin da quando siamo bambini. Con la Monica avvisato. Spero di sì, siamo saliti a mercoledì a Genova apposta per fare il test remargometro davanti a lui, sembrava soddisfatto e speriamo che ci tenga d'occhio. Uno sport bellissimo, uno sport molto faticoso, il triathlon, che qui a Imperia, grazie all'attività della Riviera del presidente Daniele Moraglia, è molto molto praticato. Daniel Polizzi, tu sei arrivato secondo ai campionati italiani. Prima di tutto ti voglio chiedere perché questa pazzia di stare dietro uno sport che richiede veramente doti straordinari. Allora, io questo sport l'ho scoperto grazie al mio allenatore Omar, perché infatti io arrivo dal nuoto e l'ho scoperto così per caso. E
A un certo punto questa novità mi ha attratto, ho notato che avevo dei buoni risultati e così ho continuato. I primi risultati buoni quando sono arrivati, tra l'altro? I primi, cioè buonissimi quest'anno, con il secondo posto nel campionato Aquatron e terzo Triathlon, quindi ottavo in Coppa Italia. E meno importanti i primi sono stati ad esempio regionali o circuito nord-ovest, che è sempre primo. Il nuoto sicuramente la specialità in cui rendi meglio, quali sono le altre poi? Poi c'è il ciclismo e la corsa, che il ciclismo è quello che mi riesce meglio, infatti sono sempre io a tirare il gruppo. Obiettivi per il 2014? Abbiamo sentito che a maggio ci saranno le convocazioni per le Olimpiadi e speriamo bene per queste Olimpiadi. Riviera Triathlon, questa società che cosa ti trasmette ogni giorno? Tanto amore, soprattutto dagli allenatori, dalle famiglie, i compagni di squadra, i master. Dall'Imperiese ad Artesina chiudiamo come sempre con le immagini spettacolari della stazione sciistica del Cunese, questa prima parte di Stelle nello Sport. Tra poco torniamo, ancora tante storie, tante bellissime immagini del nostro sport. Vuoi sciare facile? Artesina è la neve che fa per te. Nel comprensorio Mondoleschi, il più vasto parco sciabile della provincia di Cuneo, Artesina è il luogo ideale per imparare a sciare e continuare a farlo. Scopri le promozioni Ski Pass per la stagione invernale su www.artesina.it. Ancora insieme la seconda parte di Stelle nello Sport, l'appuntamento numero 12 con il nostro magazine dedicato alle realtà dello sport in Liguria. E ripartiamo con una realtà giovane, la Real Fieschi. Ne parliamo con Andrea Levaggi, parliamo di calcio nel Tiguglio, quel Tiguglio che tra l'altro è pronto ad ospitare alla fine di questo mese quel grandissimo appuntamento che sono i campionati del Mediterraneo di Scherma, organizzati dalla Chiavari Scherma. Intanto noi con la Real Fieschi andiamo a conoscere una nuova realtà del calcio nel Tiguglio, ma sempre in quel territorio. Poi ci andiamo a godere le immagini più belle del testa a testa della Befana, una seconda parte che vi riserverà anche le immagini più emozionanti del Free Ride Fest, grande evento che ad Artesina porterà a fine mese il gota degli sciatori in neve fresca, i cosiddetti fuoripista, in quella che è l'unica tappa italiana delle 40 mondiali del Free Ride. Siamo partiti io con mia figlia Cristina, la cosiddetta presidentessa, e siamo partiti con delle idee ben chiare, non mi nascondo, con delle ambizioni che sono quelle di riuscire a scalare qualche categoria e a portare questa squadra di San Salvatore dei Fieschi in, che ne so, almeno in prima categoria nel giro di pochi anni. Abbiamo un progetto finanziario perlomeno decennale e quindi da qui ai prossimi 4-5 anni speriamo di vedere la squadra del Real Fieschi almeno in prima categoria. Abbiamo sicuramente un ottimo rapporto di collaborazione con la società del Santa Maria San Salvatore, del presidente Guglielminetti e del presidente Bono per quel che riguarda la categoria juniores. Abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione, quindi pensiamo che da questo vivaio, che è una delle più belle e più importanti realtà del comune dal punto di vista dell'attività promozionale giovanile, potremo sempre attingere e al tempo stesso potremo dare sempre la possibilità a ragazzi della zona di confrontarsi nelle categorie, diciamo, degli adulti. Ci vuol poco essere in un campionato nuovo, perché essendo nati nel 2012 l'esperienza è veramente pochissima. Siamo in un campionato di livello superiore rispetto a quello dell'anno scorso, che fortunatamente e meritatamente ritengo anche abbiamo vinto, perché ci siamo
imposti nel campionato di terza categoria del Comitato di Chiavari. Quest'anno stiamo giocando in seconda categoria. Noi siamo partiti con l'obiettivo sicuramente di fare un campionato tranquillo, cercando di raggiungere il prima possibile appunto la tranquillità, senza precluderci proprio nell'ottica del nostro obiettivo quasi istituzionale, direi, sempre nell'ottica di fare del nostro meglio per ottenere i migliori risultati. Lega Navale di Sestri Levante con un nuovo presidente, Mattias Civitella, al quale chiediamo quali sono le sfide che affronterete in questo importante 2014. Beh, le attività della Lega Navale di Sestri sono aumentate molto, parecchio soprattutto negli ultimi 2-3 anni. Abbiamo ingrandito moltissimo il gruppo di canoa, anche con molti giovani e molti risultati importanti, ma le attività sono molteplici: la canoa, il canottaggio per appunto, la vela, e siamo impegnati su più fronti, ma sempre attivi e diciamo ed entusiasti, con un gruppo di giovani che sta crescendo sempre di più. Una sezione fiorente che può contare su quanti tesserati? Attualmente siamo la sezione a circa 400 soci circa. 400 soci e poi ogni anno tanti appuntamenti organizzati, a cominciare dal testa a testa della Befana, per arrivare poi a toccare anche appuntamenti di vela, appuntamenti di canoa, appuntamenti di canottaggio. Sì, esatto, si comincia la stagione proprio con questo testa a testa, la Befana è un'ottima occasione, graziati anche oggi da un'ottima straordinaria giornata, ed apre proprio letteralmente la stagione. Poi si comincia con la primavera, cominciamo con le prime gare di vela, diciamo le prime veleggiate, e si culmina con le gare di canoa e di canottaggio, il coastal rowing, e arriviamo poi anche, facciamo anche gare di nuoto, quindi diciamo la stagione progredisce fino ad arrivare praticamente alla chiusura finale, che poi come sappiamo è la barca rollata, che è sempre organizzata dalla sezione di Sestri Levante della Lega Navale. Questa giornata è veramente regalata a questa manifestazione che ormai è arrivata alla 10ª edizione. E ormai è un cult per tutte le associazioni che fanno canottaggio, soprattutto quelle ligure, cominciare proprio a Sestri Levante. Noi siamo ben felici di questo. E ormai ci conosciamo quasi tutti per nome, è un piacere incontrarci dopo i gozzovigli del Natale sulla spiaggia, sulla baia di Portobello. I primi di maggio, la prima settimana di maggio, noi siamo sempre a Sestri Levante con una manifestazione che ormai è giunta anche questa alla 4ª edizione di Costa Rowing. E in più rispetto alle edizioni passate c'è il giorno prima, cioè il sabato, c'è una traversata turistica dove chiunque voglia può tranquillamente salire su queste barche e fare un giro nella baia del Tiguglio. Artesina unica in Italia per un motivo, l'Artesina Freeride Fest. Che cos'è? Esatto, sostanzialmente è una gara di freeride, quindi sci di fuori pista sostanzialmente, formula Big Mountain, quindi sostanzialmente si scende uno alla volta, si viene giudicati su diversi valori, tra i quali per esempio salti, fluidità, dinamismo, quindi diciamo concetto come diciamo Big Mountain. Artesina dal 2014 diventa tappa ufficiale del FVQ, cioè Freeride World Qualifier, e sostanzialmente le qualifiche della Coppa del Mondo. La Coppa del Mondo è composta sostanzialmente da 5 gare, tra le quali la famosissima Extreme di Verbier, Chamonix, gara in America, in Canada. Per qualificarsi a queste 5 gare, chiunque può fare le Freeride World Qualifier. L'anno scorso sono state 43 tappe, quest'anno saranno 40. Artesina è l'unica tappa italiana. L'evento sarà il 1 febbraio 2014, appunto qua Artesina, la montagna sarà quella là, il Mondolè. Stesso diciamo concetto delle edizioni scorse, l'anno scorso facciamo diciamo tappa del circuito italiano, quindi come dicevamo Big Mountain, si scende una alla volta, si viene giudicati da una giuria. Partecipanti saranno, bisogna vedere, comunque ci attendiamo un numero diciamo verso gli 80, 100 partecipanti. Chiunque può iscriversi, però chiaramente si
si aspetta comunque gente che ne sappia sostanzialmente di freeride. Basta vedere la conformazione della montagna. Artesina ha una conformazione che si presta moltissimo al freeride, cosa che altre stazioni invece non possono vantare. Come sono disposti gli impianti, come è messa la montagna, è sostanzialmente veramente un paradiso, e pensiamo che sia veramente anche questo il fatto che ci abbia permesso di diventare comunque tappa del Freeride World Qualifier. Siamo, diciamo, un gruppo di ragazzi locali a cui piace il freeride. Abbiamo voluto lanciare questo evento. È andata bene il primo, è andata bene il secondo. Teniamo conto che siamo in una realtà, quella italiana, dove veramente siamo anni luce indietro rispetto a quello che è sostanzialmente la nostra vicina Francia o altre nazioni. Però proprio per questo motivo, con delle potenzialità enormi che vanno sfruttate. Io ho fatto presente, per esempio, solamente domenica scorsa, dopo due giorni, bastava guardare le montagne, ancora adesso si vedono tantissime tracce. Questa cosa qua solamente 3-4 anni fa non esisteva, cioè per vedere lo stesso numero di tracce occorreva attendere almeno una settimana o due. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è molta più gente che va in fuoripista, che fa freeride, come viene detto adesso. Con le immagini della neve, lo spettacolo e le dichiarazioni di Gigi Ferrando, chiudiamo questa seconda parte di Stelle nello Sport. Noi siamo pronti a partire, quello di gennaio sarà un mese intenso. Seguiteci sia sulla pagina Facebook di Stelle nello Sport che sul rinnovato sito, che sarà pronto a giorni, stellenellosport.com, anche perché inizierà una preselezione, quindi potrete proprio sulla pagina Facebook segnalare quelle che sono le vostre società e i vostri sportivi che vorrete trovare nelle classifiche per poter votare in quella che è la 15ª edizione del progetto che valorizza lo sport in Liguria, che come sempre scatterà nel prossimo mese di febbraio. Tante le novità a partire dalla prossima trasmissione. Inizieremo a darvi un po' di elementi per orientarvi in quello che sarà davvero un progetto ancora più ricco, ancora più importante per il bene dello sport in Liguria. Intanto, come sempre, un consiglio: visitateci ogni giorno durante la settimana sul nostro portale www.liguriasport.com. Da me, da Marco Callaghi, e da tutti noi ancora auguri di buon anno e ovviamente arrivederci alla prossima puntata, come sempre qui su Primo Canale Sport.